Francesco Gregori, certo un po' di rammarico c'è per questo 4-3, però è stata una bellissima partita. Guarda, è stata veramente una partita spettacolare, una partita dove due squadre hanno meritato di vincere fino alla fine. E voglio sottolineare una cosa, oggi si è visto il calcetto, non tanto guardi come gioco tecnico, perché comunque siamo in Serie D, però si è vista sia di tecnica ma soprattutto di sportività. Questa è una cosa che tendo a sottolineare, nessun fallo cattivo, una bella partita da entrambe le parti. Faccio complimenti alla mia squadra, che sono stati ragazzi oggi eccezionali. Non era facile venire a giocare ad aprile contro la prima classifica, venivamo anche da una sconfitta in casa, quindi cercavamo di riscattare un po' il periodaccio. E faccio complimenti alla squadra avversaria con un grande in bocca al lupo, perché se lo meritano veramente e sono dei ragazzi fantastici. Complimenti anche agli avversari. Gianluca Masullo, vittoria importante, siete stati soprattutto due portieri all'altezza quest'oggi, grandi parate, bella partita. Ma complimenti, devo fare tutta la squadra, perché a parte le parate, quello è compito mio. Complimenti anche al portiere avversario, ottime parate anche lui, brava persona sia dentro che fuori dal campo. A parte questa, la partita è stata tosta, una bella partita. Diciamo che potevamo fare più nel primo tempo, potevamo chiudere prima la partita, ma loro bravi appunto portiere a non farci chiudere prima la partita. Il resto, diciamo che noi volevamo vincere tutte, volevamo stare sopra, cercheremo di dare testa a Pomezia fino all'ultimo. Che devo dire? Poi vedi che squadra, eh? Io l'amo sta squadra, quindi devo dare il 100% per loro. Vedo col cuore il 100% per loro. Ve l'aspettavate questo Real Latina così gagliardo, diciamo? Guarda, anche all'andata è stata un'ottima partita da parte del Real Latina. E ci siamo divertiti all'andata e ci siamo divertiti al ritorno. Fortunatamente sia andare al ritorno ci ha premiato noi il risultato. Comunque complimenti al Real Latina, è una grande squadra e secondo me meriterebbe anche qualche posizione più in classifica. Simone Notarzanti, quest'oggi innanzitutto abbiamo assistito a una bellissima partita, sembravate due prime in classifica. Sì, veramente devo fare i complimenti in primis allo United Aprilia, perché veramente si merita di stare in questa posizione, e poi soprattutto alla mia squadra, perché ha fatto una partita eccezionale. Siamo andati sotto, però hanno avuto la forza di riprenderla, quindi tutti i miei complimenti. Poi è normale che la qualità di questi giocatori è venuta fuori e quindi alla fine abbiamo perso, ma solo nel risultato, perché abbiamo fatto veramente una bella partita. Qualcuno anche degli avversari ha detto vi meritate qualche posizione più su, sei d'accordo? Io ringrazio innanzitutto e sì, forse sì, non spetta a me a dirlo, però sicuramente dobbiamo un po' migliorare la fase realizzativa e abbiamo pagato soprattutto per quello, perché probabilmente avremmo potuto ambire ad altre posizioni. Francesco Maggi, oggi innanzitutto una bellissima partita tra due squadre che hanno giocato veramente bene. Sì, noi ci siamo preparati bene dopo la qualche partita con un gioco un po' meno bello, diciamo, come piace a noi. Questa è stata giocata bene, non tanto per il risultato, perché comunque loro sono un'ottima squadra, lo sapevamo e la classifica parla da sola. Però abbiamo controllato, non è stato un gioco spumeggiante, però abbiamo controllato bene, abbiamo gestito, all'inizio del secondo tempo è andato non tanto bene visto il pareggio, però poi siamo rimessi un pochettino in linea, un po' più di fortuna, magari il risultato poteva essere un po' più largo, ma anche per loro insomma hanno avuto occasioni che non hanno realizzato, quindi diciamo che alla fine, se posso dire il risultato è giusto, non credo di dire una bugia insomma. Avete riagganciato Pomezia, che ieri ha vinto a Rocca Massima, insomma continua questa sfida a braccetto. Sì, i miei amici di Pomezia, che comunque sono tutti ragazzi che ho allenato, conosco l'allenatore molto bene, quindi, perché fondamentalmente sono i Pomezia. Loro, come stanno dimostrando, sono un'ottima squadra e più vanno avanti più migliorano, perché hanno fatto degli innesti nuovi a dicembre che avevano magari avevano bisogno un po' di partite per entrare bene nei meccanismi di Chicco Serpietri, il loro mister, e ci sono entrati e stanno dimostrando la bravura della squadra e dell'allenatore, insomma.